Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video svuota la spesa. Io di solito non ne faccio tantissimi, ne ho fatto uno solo, sul mio canale ce n'è soltanto uno, però insomma sono video comunque molto leggeri da fare sia per me che li faccio e per voi che li guardate, quindi ho deciso di farne un altro. Sono andata da Lidl, ho comprato una serie di cose e prima di metterle via volevo appunto fare questo video e mostrarvele. Prima di iniziare vi dico subito che ho preso qualcosa nella zona creatività, sapete che ogni tanto Lidl fa diciamo degli angoli dedicati alla creatività, e ho preso dei biglietti di compleanno confezionati in questo modo, però ve li faccio vedere alla fine perché comunque volevo aprirne uno di questi e quindi ce lo teniamo alla fine. Passiamo a tutti gli altri prodotti. Comincio con le cose che poi devo andare a riporre in frigorifero, così stanno fuori frigo il meno possibile. Ho preso questo filetto di orata così, poi ho preso, sempre rimanendo in tema, due tranci di salmone, questi fatti in questo modo. Io di solito li cuocio in modo molto semplice, li faccio molto leggeri ma sono molto gustosi. E poi ho preso la carne, le classiche bracciole di maiale, hanno comunque dei buonissimi prezzi da Lidl, quindi insomma ho deciso di approfittarne. Poi ho preso due confezioni di yogurt con i cereali, quindi yogurt probiotico con cereali, è molto buono questo yogurt, lo prendo molto spesso. E poi, parlando di cose dolci, ho preso in occasione della settimana della cucina francese che c'è da Lidl, il crème caramel, questo confezionato così in questo modo con i vasetti di alluminio, era tantissimo tempo che non lo vedevo fatto in questo modo, quindi l'ho preso. Poi ho preso una cosa molto sfiziosa che non avevo mai visto, ed è lo yogurt con il torrone alle mandorle, questo è fatto così, e vedete che c'è proprio il torrone alle mandorle qua sulla confezione. Poi in effetti ho guardato gli ingredienti e c'è il 77% di yogurt e il 23% con preparazione a base di torrone. Questa deve essere una cosa veramente ottima. Non vi dico neanche quante calorie ha questa cosa perché non lo voglio sapere, però insomma deve essere una cosa squisita. E poi sempre in occasione appunto di questa settimana francese ho preso la torta al limone, o meglio, come dicono i francesi, la tarte au citron, che è veramente ottima. Io l'avevo mangiata in Francia, quella originale, e vi assicuro che è ottima. Non so questa come sarà, però insomma diciamo che dalla confezione, dall'immagine, promette abbastanza bene. Poi ho preso il cappuccino preparato in polvere, questo qui, quello semplicemente da sciogliere in acqua oppure nel latte come preferite, comunque una cosa che mi piace molto al mattino. Io di solito, devo dire la verità, utilizzo quello della Nescafè. Questo mi piace un po' meno rispetto all'altro, però comunque ero alla Lidl, non avevo voglia di cambiare supermercato solo ed esclusivamente per il cappuccino, quindi questa volta mi faccio andare bene questo. Poi ho preso un po' di frutta e verdura, le classiche zucchine verdi, queste. Poi ho preso una confezione di pesche, che in estate comunque sono sempre molto buone. E ho preso anche una confezione di kiwi bio, questi qua. Io non sono tanto amante delle cose bio, o meglio, mi piacciono, però non sono fissata con le cose bio. Però comunque questi li avevo già provati, sono buoni, quindi insomma li ho presi bio. Poi ho preso un po' di cose diciamo un po' più sfiziose, quindi passiamo alla categoria snack. Ho preso i taralli, quelli classici in olio d'oliva, questi qua della Lidl mi piacciono tantissimo perché sono spessi, sono grossi, insomma come piace a me, perché quelli troppo piccoli non mi piacciono. Poi ho preso una confezione di strudelini, questi qua, gli strudel piccolini con il ripieno di ciliegia. C'erano anche fragole e frutti di bosco, però li ho presi alla ciliegia questa volta. Comunque la volta precedente avevo provato anche gli altri tipi e sono buoni tutti. Ho pensato poi di prendere delle brioche di taglia piccola, diciamo, sono queste qui, sono, si chiamano Teneri Amici, sono all'albicocca della Nast Trecce come marca, vedete che ci sono gli animali. Ora ragazzi, io ho 40 anni, quindi non è che devo andarmi a prendere le brioche con gli animaletti, perché comunque sarebbe abbastanza grave la cosa. Però ho preso queste perché sono di piccole dimensioni, quindi anziché una brioche che magari è più grossa, a volte come snack veloce o anche magari al mattino come colazione se ho già mangiato il cappuccino con i biscotti ma magari ho ancora fame e non voglio una brioche intera,
queste che sono veramente piccoline fanno veramente comodo, quindi ho preso queste. E comunque, anche se ho 40 anni, vi dico la verità, sono stupende queste brioche, quindi insomma, quello diciamolo, diciamo la verità. Poi ho preso un barattolo di marmellata ai lamponi, che è la mia preferita, io adoro la marmellata ai lamponi. Una volta era difficilissimo trovarla nella mia città, invece adesso si trova molto più facilmente. Comunque questo è un bel barattolone gigante, perché sono 450 grammi, quindi per un po' ne abbiamo. Ho preso poi le classiche barrette di cioccolato Kinder, tanto per non farci mancare nulla. Ho voluto poi provare una cosa nuova che non avevo mai preso, e sono queste confezioni di tipo uno snack così, di frutta secca, frutta disidratata, è un misto, un mix. Ne ho preso due tipi diversi, perché questi hanno uvetta, mandorle, pinoli, mi sembra, queste invece hanno del mango, della papaya, insomma sono diversi, e non so se mi piaceranno o no in realtà, perché non li ho mai provati, però mi incuriosiva veramente molto provarli. Tra l'altro sono anche comodi da portarsi nella borsetta, anche se devo dire la verità, io non mangio quasi mai fuori pasto, perché è veramente difficilissimo che io abbia fame fuori dai pasti principali, e quindi di solito non mangio fuori pasto. Però comunque a volte, se con il mio compagno facciamo magari una gita, siamo in macchina, facciamo un viaggio un po' più lungo, avere nella borsa uno snack di questo genere è utile comunque, quindi insomma ho pensato di provarlo. E poi ho preso le mandorle californiane, queste qua, questa confezione, queste nello specifico non le avevo mai prese, però comunque le mandorle mi piacciono, quindi presumo che mi piacciono anche queste. Passiamo alle cose non alimentari. Ho preso il detersivo per i piatti, perché mi serviva, l'avevo finito. Io detesto comprare detersivi, perché quando li compro mi viene in mente che devo pulire, che devo lavare i piatti, quindi non mi piace comprare detersivi. Però insomma mi serviva e non ho potuto farne a meno. Poi ho preso una confezione di sacchetti per il freezer, questi qua da 6 litri, quelli grossi. Io li utilizzo, questi così grossi, non tanto per il freezer, ma per conservare magari delle cose che rimangono aperte per un paio di giorni, e di solito le metto lì. Poi mi è piaciuto tantissimo il sapone che quest'anno Lidl ha messo in vendita in occasione della primavera, dell'estate. Ha messo queste confezioni di sapone tutte colorate. Io ho preso quello al melograno e quello al sambuco, quindi ho scelto non tanto sulla base dell'essenza e della profumazione, ma proprio del colore. Poi ho voluto provare due prodotti nuovi. Uno è l'acqua profumata al gelsomino e pepe rosa, questa qua. Io l'ho presa perché secondo me l'acqua profumata in estate è una cosa fantastica, perché in estate fa caldo, quindi mettersi il profumo, quello proprio vero e proprio, secondo me è un po' pesante. Invece l'acqua profumata rinfresca e lascia appunto questa profumazione delicata, quindi a me piace in estate l'acqua profumata. Mi piace tantissimo sia il profumo del gelsomino che del pepe rosa, però siccome io non l'ho provata nel negozio, volevo provarla qua con voi e dirvi subito qual è la mia prima impressione. Quindi l'ho aperta, adesso me ne spruzzo un pochino qua e vi dico subito com'è. Ottima, è ottima, è veramente ottima. Mi piace molto come rimane sulla mia pelle. Sì, 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 poi adesso che è evaporata un po' ancora meglio, perché forse all'inizio un po' forte, però adesso che sta evaporando, sì, sì, direi che ha un ottimo profumo, quindi quest'estate sicuramente me la spruzzerò. E poi ho voluto provare anche il gel contorno occhi. Questo qua, vi dico subito, è una crema contorno occhi per pelli mature, perché comunque io, ragazzi, ormai sono abbastanza matura, quindi la mia pelle è matura, ed è al melograno. Questo ve lo faccio vedere meglio, perché secondo me non avete visto nulla, ecco. Questo qua io l'ho preso perché una ragazza qua su YouTube ha fatto una recensione su questo prodotto, ne ha parlato strabene, e quindi mi ha incuriosito. In realtà non avevo mai usato nulla per il contorno occhi, però siccome effettivamente qualche ruga d'espressione comincia ad esserci, anche se magari con tutte queste luci e con la telecamera forse non si vede, ma ce l'ho, e quindi ho pensato di provare questo prodotto che comunque è stato recensito in un modo veramente ottimo. Quindi insomma lo proverò, poi comunque vi farò anche sapere qual è la mia opinione. Poi ho preso la crema solare, protezione 50, qui vedete che c'è scritto per bambini, io bambini non ne ho, però la devo usare io perché ho un'intolleranza solare. Se
mi viene l'idea di mettermi al sole senza la protezione 50, finisco in ospedale, quindi è meglio che io utilizzi la protezione 50. Una volta l'ho fatto, ragazzi, non vi dico cosa è successo, sono andata al pronto soccorso, mi hanno anche detto di tutto, vabbè, comunque in passato. E ho preso questa qui perché è spray, perché la protezione 50, chi la usa lo sa, ma chi non la usa magari no, è molto molto densa e quindi quella, diciamo, nel barattolo normale, nel tubetto normale, è molto difficoltosa e noiosa da stendere. Invece questa qui spray forse potrebbe essere un pochino più facile, vediamo, vi saprò dire. E poi l'ho lasciato per ultimo, ma è la cosa che mi è piaciuta di più, ho preso questi. Questi sono dei biglietti per il compleanno. Questo all'unicorno è veramente fantastico, penso che alla fine non lo regalerò a nessuno e me lo terrò io perché mi piace tantissimo. Poi ci sono dietro altri motivi. Poi ho preso questo che ha le farfalle, i quadrifogli, spero che vediate qualcosa. Poi ho preso questo qua che ha i gufetti, vedete, fatto così. E questi davvero mi piacevano tantissimo, li ho presi perché comunque io quest'estate ho un po' di compleanni in vista, quindi insomma era una cosa che comunque mi serviva. Questi con le bandierine colorate, questi qua, poi questo qua. Questo è ancora un refuso perché c'è ancora la festa della mamma, però insomma erano tutti nella stessa confezione. E poi ci sono questi con le torte, queste qua, non mi viene la parola, vabbè, insomma ci siamo capiti. Poi questo che ha un semplice vaso di fiori e questo che ha i cuori così. Adesso però io ne volevo aprire uno, apriamo quello con l'unicorno che è il mio preferito, mi piace di più, perché volevo vedere un po' come sono fatti anche dentro, perché nel negozio ovviamente non potevo aprirli perché erano chiusi, ma lo vediamo insieme. Ok, ho aperto la confezione, i biglietti sono molto carini perché vedete questo che ha l'unicorno così è bellissimo e dentro sono bianchi, quindi si possono personalizzare a piacere e poi c'è la busta. Quindi è veramente una cosa carina. In questa confezione in particolare c'è il classico biglietto d'auguri per il compleanno, così con la torta, con le candeline, quindi proprio classico. C'è questo che ha il fenicottero, c'è scritto tanti auguri anche qua, molto carino. Questo è un po' più semplice perché ha dei pois neri e la scritta tanti auguri, però se poi si personalizza all'interno, secondo me vengono comunque dei biglietti carini. Questo c'è scritto buon compleanno in inglese, io non lo pronuncio perché tanto sapete già che sarebbe un disastro. E poi c'è questo che ha la scritta grazie. Questo devo dire che mi piace meno perché con queste righe bianche e nere, con la scritta grazie così dorata, secondo me non è valorizzato. Quindi questo sinceramente mi piace poco, però gli altri sono comunque molto carini. Adesso non li apro tutti perché altrimenti il video verrebbe veramente lunghissimo, però magari potrei fare un altro video in cui vi faccio vedere nello specifico questi biglietti, di compleanno perché sono comunque carini, quindi magari se volete vederli fatemelo sapere nei commenti e io vi faccio volentieri il video perché ne ho prese 4 confezioni, quindi i biglietti sono veramente tanti. Insomma, se vi interessa e volete vederli ditemelo che io il video lo faccio volentieri. Mi fermo perché ho perso la cognizione del tempo e non so quanto sia durato questo video, comunque questa è tutta la mia spesa di oggi da Lidl. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete preso queste cose, soprattutto quelle della settimana francese, che sono curiosa, ditemi cosa avete preso, se avete fatto anche voi il video ditemelo perché io a volte qualcuno me lo perdo, lo vado a vedere sicuramente. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme!